è tutt'altro che un pittore da sagra paesana come oggi è diventata Candano. Feriani è un pittore che al suo tempo, siamo negli anni 60, era molto considerato a livello nazionale. Di lui hanno scritto critici, i più grandi critici, da Borghese, a Comisso, a Modesti, a Chiara, a Zarati. Poi, ahimè, la sventura, la morte, la prematura, durante Feriani, Feriani si è un po' perso nel dimenticatoio perché nessuno ha preso a cuore questo singolare personaggio. Che rapporto ha il pittore con il paese, con Candana? Sì. Ma Candana è arrivato dopo la guerra. È arrivato il giovane pimpante, 25enne, e si è letteralmente innamorato. Innamorato non tanto di Candana in sé, quanto del paese, delle caratteristiche del paese. Ha lasciato Bologna con i suoi tortellini, con la sua arte, con la sua... ha lasciato la città per rincorrere le cose strapaesane, andare a caccia, andare a prendere i gamberi, andare a pescare, vivere nei boschi, studiare, rincorrere la lepre, studiare le abitudini e poi la gente, il rapporto col paese che in quegli anni era ancora vivo. Per lui erano una scoperta, è stata una scoperta che l'ha entusiasmato. Lui si era letteralmente, in quegli anni scriveva sempre del paese, scriveva di tutte queste cose. Poi col tempo questo amore è un po' venuto meno, se vogliamo, perché poi ha cominciato a frequentare ambienti milanesi, eccetera, e si è un po' perso in questa cosa. Poi il suo carattere un po' contrastava con questa vita tranquilla del paese, perché lui aveva una vivacità sia intellettuale che fisica ed eccezionale. È interessante un ritratto che ne fa di lui Chiara sul piatto piano, lo descrive come un, dice, quanto di più fisico può esserci in un uomo di penne e di pennello, dice incisore, pittore, restauratore, antiquario, cacciatore, pescatore, amatore, eroe della tratta, della cambiale, del dissesto, insomma, lui viveva a fondo e il paese gli stava stretto rispetto a queste sue vite larghe e quindi la città sempre lanciandosi fino sull'uomo del precipizio, fino a tirare la corda a rompersi, fino a sempre un po' squattrinato gli artisti di quel tempo, lui non apriva lo studio a Galilate, lui apriva lo studio in via Brera e quella malapena di Chiara, cattivo come pochi quando vuole essere cattivo, scrive da qualche parte che apre questo meraviglioso ufficio in via Brera a metà strada tra l'università e puntini i punti di Piediate, in sostanza aveva capito subito che non avrebbe potuto resistere a lungo in una situazione di questo tipo. Ma questo è Feriani, un personaggio che dopo essersi innamorato del paese si è innamorato di tutto, si è innamorato della città, si è innamorato dell'arte, delle donne, di tutto quanto di livello ci può essere. La solità chiaramente è anche piena di aneddoti, possiamo ricordarne uno in particolare? Ma uno è... Sì, mi piace ricordarne uno che abbiamo ripetuto in tanti e vogliamo credere che sia assolutamente vero. Lui prima di morire si dice che abbia avuto un presentimento e riferì al suo amico Ginetto Piatti come questo, dice io tra 10 giorni muoio. No, possibile di muoio. Ricordatevi di non piangete, ma festeggiate. Festeggiate tutti assieme, andate a Barasso, l'osteria dei cacciatori, ha fatto l'elenco dei suoi più cari amici con i quali avrebbe voluto che festeggiassero insieme. Mi ricordo che c'era la Regione, Pedretti, Piatti, Berziani, Bernardi, insomma, se c'è qualcuno, e così avvenne. E purtroppo un incidente di caccia morì. Ma la cosa ancora più divertente è che questi
davanti alla fede dei cacciatori a fare una mangiata in onore del loro capo.